Buon pomeriggio bella gente, ancora buon venerdì e benvenuti in questa nuova puntata dell'Oziolotto con l'ultimo contenuto di Diet Rite prima di cominciare definitivo anche The Follower. Allora ragazzi, vi ricordo a tutti quanti che non sono il sole se l'ama c'è tanta bella gente simpatica. Chi abbiamo in live soprattutto? Vedremo di completarlo. L'onda di Bozak è l'ultimo dei contenuti, fu uno anche dei primi ad essere stato rilasciato. Questo DLC, ad esempio, è una corsa contro il tempo. È un po' ispirato da solo, perché però qui ovviamente oltre a evitare trappole dobbiamo evitare anche gli zombie. Vieni, ho un'offerta speciale per te. Eccolo qua. Questo è l'ultimo manifesto. Vi faccio vedere un po' che cos'è. Vedere un po' comunque ragazzi è consigliabile più essere con comparativa. Ora ci troviamo nello stadio di Arran. Si è innescata. Vediamo se raggiungi il furgone in tempo per disinnescarla. Thank you.
ma andiamo alle cose più interessanti. Uccidili o la bomba esploda. Sola vita.
ce l'hai fatta. E ora continua a correre. È l'unico modo per sopravvivere. Ciao Veri, benvenuto, come va?
Hai creduto che il gioco fosse finito, vero? Siamo solo all'inizio. Che cavolo, eh? Ah!
ce l'hai fatta. E allora continua a correre. È l'unico modo per sopravvivere. Niente male, davvero niente male. Ma devi affrontare ancora tante altre cose. Cerca e distruggi. Solo. Infatti questa DLC è meglio farla in modalità coppia.
Hai sentito? La bomba che hai alla caviglia. Ho fatto le 15 conti, no? Vabbè. Ok raga, qui ci fermiamo perché da solo non ci riesco, ma comunque vi ho fatto vedere come funziona. Questa è tutta una battaglia speed e vi consiglio di utilizzare al meglio solamente in gruppo. Allora datemi qualche secondo che ora cominciamo la campagna di following.